Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi video sui bigodini termici. Pensate che questo è stato il primo video che ho caricato anni or sono su YouTube e ve lo lascio qua. Poi, un annetto barra due annetti dopo quel primo video, ne ho caricato un altro, sempre sui bigodini, questa volta però parlando. Ed oggi, un po' una sorta di revival, siamo qui di nuovo con i bigodini termici, che nel frattempo sono cambiati, perché quelli che avevo nell'ultimo video, insomma in quello più recente, hanno smesso di funzionare da lì a qualche mese. Non si potevano riparare, cioè nel senso che veniva una cifra che ho detto vabbè, no. Poi nel frattempo erano arrivati in ordine il ferro con le bolle, il ferro con i vari ferri componibili e quindi mi ero data ad altri tipi di onde, ma quest'anno per il mio compleanno sono tornati i bigodini termici. E perché li ho ripresi? Li ho ripresi perché non escludono gli altri ferri che ho. Sono un tipo di piega completamente diverso, come potete vedere è una piega molto morbida. Una mano abile saprebbe riprodurre questa piega con spazzole phon, io non ho una mano abile e quindi sono tornata ai bigodini termici. Ve li faccio vedere perché li ho ritrovati su Amazon, io nel frattempo avevo provato altre marche e li ho prontamente rispedite indietro perché no, non reggevano, quindi non andavano bene, non erano i miei capelli sicuramente, ma erano i bigodini che non avevano una qualità ottima, e ho ripreso questi della Valera. E vi metto il link giù proprio di questi che ho comprato io nell'info box. Costano un pochino di più rispetto alle altre marche che trovate sempre su Amazon o comunque non lo so, in altri siti, ma sono di più, cioè sono, mi sembra, 24, confermo, bigodini di tre misure diverse. C'è una misura più piccola, una misura media e una misura grande, a seconda anche della lunghezza dei vostri capelli, del taglio dei capelli, se sono capelli di una lunghezza tutti pari oppure c'è un taglio scalato, quindi a seconda della lunghezza andate a mettere i bigodini. Poi la cosa che mi piace è appunto il loro rivestimento in velcro, che è questa specie di vellutino che aiuta tantissimo i capelli a chiudere tutte le squame, cioè proprio li ammorbidisce, li lucida molto, quindi assolutamente li ho dovuti riprendere, perché sapete io ho una passione per tutto quello che sono attrezzi per i capelli, non avendo una manualità da sola, e quindi li ho ripresi. Vi faccio vedere tra poco come li ho messi su, vi dico subito che io li metto senza un rigore di logica, a seconda di come voglio girare il capello li metto. Mentre mettevo su i bigodini ero completamente struccata, poi nel tempo di posa mi sono truccata e quando li ho sciolti mi ero truccata improvvisamente. L'importante è che vi aspettate che i bigodini siano freddi sulla vostra testa, quindi quando sono freddi iniziate a sciogliere e poi io, come vi faccio vedere dopo, li ho lavorati proprio con le mani. Ho utilizzato uno spray texturizzante ma è praticamente finito, quindi quello che mi è finito nei capelli è niente, però voi a seconda del vostro tipo di capello e di come regge la piega il vostro capello sentitevi liberi di utilizzare quello che vi pare. Un'altra cosa che ci tengo a dirvi, perché molte volte mi arrivano sempre dei commenti o dei messaggi inerenti a questa cosa, è ovvio che la durata sui capelli e l'effetto dipende da tantissimi fattori, in primis il nostro capello, il taglio del capello. Io per esempio, avendoli pari, non ho più l'effetto movimentato che avevo nell'altro video quando avevo comunque i capelli più scalati, e è ovvio, no? E fattore fondamentale, non fateli quando avete appena lavato i capelli. Io avevo lavato i capelli ieri, quindi i capelli avevano un giorno di vita, anzi 24 ore di vita, e i bigodini non li faccio mai sui capelli puliti, perché sui capelli puliti scivolano, non mi reggono la piega, quindi il capello, un consiglio che vi do partendo appunto dalla mia esperienza, che deve avere appunto un giorno di vita, non di più, sennò poi li dovete lavare.
Come vedete, non mi chiedete cosa preferisco fra il ferro con le bolle o i bigodini, perché io preferisco tutto, proprio perché ho delle pieghe diverse. Io, se avessi voluto le onde, avrei utilizzato il ferro. Quando utilizzo i bigodini è perché voglio i capelli messi in piega, come se me li fossi girati con la spazzola e il phon, quindi li preferisco anche un po' tra un po' di tempo, quando comunque scendono un pochino e mi rimangono solo le punte girate. È un tipo di piega diverso. Vi lascio il video. Non ve l'ho fatto vedere nel video, quando aprite i bigodini hanno un tasto di accensione, ok, si illumina, e poi ci sono tre bigodini che hanno una puntina che fa da termometro. Quando questa puntina, in questi bigodini ovviamente, diventa bianca, i bigodini sono pronti e caldi a sufficienza da essere messi nei capelli. Non vi ho detto un'altra cosa, infatti sono rientrata adesso per dirvelo. Quello che ho utilizzato io per fermare i bigodini sono queste clip, queste mollette, che arrivano in dotazione. Mentre nel modello vecchio, quindi il modello precedente che non vendono più, c'erano queste qui che erano molto molto più comode, devo dire la verità, e però le ho perse tutte negli anni, quindi non le ho più provate. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia utile, vi mando un bacio. Vi lascio comunque la playlist giù nell'info box di tutti i tipi di piega che faccio. Ci vediamo al prossimo video.